Buongiorno, 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 bentornati su Bayonetta 2. Allora, riprendiamo dopo un'ultima puntata che devo essere onesto, mi ha lasciato un po' di stucco, perché non si è capito bene. Si è capito un po' un cazzo, devo essere sincero. Hanno voluto buttare dentro questi plot twist curiosi. Di cui uno, vabbè, probabilmente verrà spiegato più avanti nel gioco, ovvero il fatto che il nostro buon Loki, a quanto pare, ha ucciso la madre di Bayonetta, e poi tutta la parte relativa all'occhio destro dell'universo, no? Tutta quella roba dei saggi di Lumen, tutto quanto che, secondo me, hanno tirato un po' troppo la corda su quello. Sarò Being a molto felice di defeat essere means we smentito. advance. You're thinking, shut up and take my halos. Let's Esattamente. do it. Sarò felice di essere smentito, se mai dovesse arrivare l'occasione. Ma personalmente ho come l'impressione che, non so. Non so. Perché ribadisco, il primo Bayonetta già di per sé aveva alcune lacune in termini di logica o quantomeno di spiegazioni, no? Quindi, boh, c'è da capire se effettivamente questa cosa andrà a essere spiegata un po' meglio in futuro. Lo scopriremo, immagino. Che cosa? Io però non mi ricordo di preciso come si è conclusa la situazione. Lei è svenuta perché è stata spinta via, tipo, da un attacco. John. Ok. Ah, cazzo, John ormai. È vero, noi dobbiamo anche salvare John in tutto questo. Merda. Però siamo già all'inferno, quindi in teoria non dovrebbe essere una roba così complicata, no? Molto interessante. Di cosa c'è? No, bastardo! Allora, aspetta, non mi ricordo più i tasti. So close. Easy. Dove vai? Picchia lui! Tra l'altro se li spari via muoiono, no? E quanti soldini? Però se li sparo via non mi danno i soldini? Oh no, ma questo è uno scam bello e buono, eh. Questa è una grossa fregatura per me. Io che sono in live da mezz'ora arrabbiato perché non è salita e poi ho visto che non mi invia. Il messaggio, ecco. Ciao Flash, buongiorno. Buongiorno, cara, come va? Come va? Testamento di Remira che io. Per ora io i consumabili non li uso mai. E questi? Aia, questi non sono nuovi, li abbiamo già visti una volta, mi sa. Questo attacco è troppo veloce. Troppo veloce, non c'è reaction time che tenga. Dai! Fa una combo. Tutto bene, bene, sono contento. Sono contento. Ma che cazzo? Piani per questa domenica? Terribili. Terribili. Cioè, no, di base non sono terribili, è semplicemente che dovrebbero rallentare un pochino il. L'animazione dell'attacco, quello là. Per il resto ci stanno come nemici questi. Ho preso un argento, esatto. Bene, un altro LP che non avremo mai, molto probabilmente. Non so neanche se sto andando alla parte giusta, ma credo proprio di no. A occhio e croce. Ok. Stasera sono da mio padre e basta. Sei tuo padre in che senso? Se fare tipo cenetta?
Che cazzo? Vabbè, si mena. Ok. Non ho capito. Ho fatto bene o non ho fatto bene a menarlo? Lo sto capendo. Non sto capendo. Non sto genuinamente capendo. Che devo fare? Sto piantando in picchiata? Ok. Ah, ok. Forse devo tipo andare al centro. Tra l'altro l'hanno sistemata la roba della telecamera invertita, eh. Ok. Ah, è la festa del papà. Merda! Merda! Grazie che me l'hai detto, Flash. Devo chiamare mio padre. Porca puttana. No, no. Tragedia. Ma tu sei il ragnone. Tessitore del fuoco, fantasmarane. Perfetto. So close. Get up. Non so se non gli faccio danno mai. Ciao Dario, buongiorno. Hai aperto la Switch? Me l'ha prestata Barbara. Me l'ha prestata Barbara. Io non ho intenzione, io ripeto, non ho intenzione di comprare un hardware vecchio di secoli e soprattutto fatto così male, perché sono tre giorni tipo che sto bestemmiando dietro al drifting del Joy-Con. E questo è tipo il quinto che Barbara cambia. Quindi figurati. Mi sto prendendo? Questo pure. Lo sta? Ecco qua. Ciao Dario, come stai? Come stai? Hai già compilato il... il coso che ci ha mandato Marco? Perché io sono molto indietro. Non ho un cazzo di tempo mai in questi giorni. No, e la guardi solo. Aspetta che ho acceso le cure, grazie. No, 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 devi attaccare quello grosso! Vabbè. Sì, tranne la prima, perfetto, io devo ancora iniziare. Speravo in un po' di solidarietà, invece no. Dai! Era una parata quella. Le prossime idee sono per fare Twitch con Altea. Lo spero anche io, ma non lo so. Devo essere sincero, perché ultimamente sto a stento facendo live qui. Parapapam. Perché purtroppo col fatto che ho iniziato a fare palestra e col fatto che devo farla un po' di volte a settimana, spesso e volentieri la sera non sono nemmeno a casa. È da capire un attimino, purtroppo. Sto un po' di merda negli ultimi giorni, come mai? Salute? Ok, io ho fatto saltare un occhio. Era tipo l'occhio del centipede. Comunque molto più dark questo Bayonetta 2 rispetto al primo. Proprio a livello di ambientazioni, forse anche di tematiche, non so. Perché alla fine il primo non era così terribile come tematiche, no? Qua invece mi sembra molto più grezzo. Giù di morale, come? Ma hai pure passato l'esame, no? Pezzo di merda. Cosa devo premere? Secco? Mi piace, one shottato. Got you.
Excellent. Get up. Smash it. Get up. Ci sono ancora? No, sono finiti, no? Ok. No, non sono finiti. Nuovo nemico? Cosa sei tu? Distruttore dell'esistenza, Resentment. Ok. Sono sempre più tragici e violenti sti nomi, mamma mia. Distruttore... Cosa m'ha preso? Oh no! Oddio, sì, invece. È di nuovo il Seresina! No, vai via! No, non mi mangiare! No, vai via! Pezzo di merda! Oh oh. Oh, mi sta ciucciando l'anima. Mi sta quasi letteralmente ciucciando l'anima. Perfetto. A me fa morire quando mi trasformano in Seresina, devo essere sincero, mi fa proprio ridere. Ora. Secco? Aspetta, dovresti essere secco. Easy. Easy un par di cazzi, ma un po' menato, però. Qua un po' me lo sono meritato l'argento, eh. Non è stata proprio la mia miglior performance. Devo ricordarmi che con i salti si fa prima. Vale, cos'era quello? Ah, ok, era... E quello? Questo dove mi porta? Olè. Figa, vado così veloce che non riesce neanche a seguirmi con la camera. Piccola scolata su FIFA, chi hai trovato, Flash? Aia. Ellison, minchia Ellison! Il fortissimo Ellison, non so chi sia. Mai sentito in vita mia. Con la spaccata. Finisher di spaccata. Nice. Il portiere del Liverpool. Ah, adesso sì. Ora ho perfettamente presente che... No, non lo so. Però immagino che sia forte, se sei contento di averlo trovato. Sono completamente ignorante io in termini di calcio, ragazzi, ma di brutto, eh. Cioè, io conosco solo, vabbè, Messi, Ronaldo, Mbappé, fine. Alisson Becker. Dario sicuramente ne sa un po' più di me. Poco ma sicuro, guarda. Cos'è che è sta roba per terra? Un altro nemico, ma proprio a Iosa. Anni fa era considerato il più forte del mondo, addirittura. Seguace degli estremi, Slot. Seguace degli estremi, che vuol dire?
L'ho mancato! L'ho mancato, non ci credo! Che scam! Oh, che fastidio girare le rotelline. Vabbè, l'ho ammazzato. Proprio il portiere della Roma, acquistato loro per il fottio di milioni. Figo. A me fa sempre ridere pensare come, tipo, anche qua comprare i giocatori sia una lotteria. È tutta questione di culo, perché magari ti pigli, non lo so, uno che sembra bravino per 4 milioni. Poi te lo rivendi per 3 miliardi e mezzo. Che cazzo? Oh no. Ma fanno un danno porco ste armi, eh? No! Bastardo! Non vale. Ma perché non prendi lei che la stai già pestando? Perché cambi un target? Mannaia a te. Ah, perché devo fare il... Ok, ho sbagliato io qua. Cos'è di preciso il drift del Joy-Con? Adesso ti spiego. Ho cambiato pure arma per sbaglio. A caso. Brutto. Allora, vediamo se me lo fa a breve, te lo faccio vedere. Beh, non credo che ci vorrà molto, perché tipo me lo fa ogni 10 secondi. Ah, beh, dai, almeno ci siamo presi un pezzo di cuore. Nubiezze gore! Eccolo qua. Questo è il drifting. Cioè, lei che è tipo il personaggio... Il personaggio. Praticamente il Joy-Con della Switch hanno un problema per la quale il sensore all'interno... Sensore all'interno del... vedi? Della levetta. A un certo punto impazzisce e va per i fatti suoi. Anche se tu non stai toccando la levetta, io non sto toccando nulla, il Joy-Con percepisce che tu la stai muovendo e quindi fa sta cosa. Ed è abbastanza fastidioso. Perché fino a che ti capita, sai, su Bayonetta che si sposta leggermente, dici vabbè, non è un grosso problema. La questione è se ti capita, per esempio, in un gioco in cui ci sono le scelte, no? Quindi tu sei, hai messo la selezione su una scelta, poi lui drifta su un'altra, tu premi A e hai preso la scelta sbagliata. O quella che non volevi. Quando si rompe una volta l'analogico della PS3, esatto, il problema è che questa cosa è incredibilmente diffusa. Barbara in un paio d'anni, no, un paio d'anni no, ormai saranno 3 anni che ha la Switch. 3-4 anni che ha la Switch, ne ha cambiati tipo 5. Alcuni li ha addirittura sistemati lei aprendo gli stick, Però è una roba che succede praticamente a chiunque abbia una Switch. Rodin. Rodin. Tell me you came here to rescue me like some kind of knight in shining armor. Rescue. Do I look like the rescue in time? Ma dobbiamo pestare anche lui, è una certa. I'd be all over your soul like a hungry hyena. Come no. E la questione è che sti cosi costano anche 70 euro, tipo, capito? Quindi non è che dici, sai, vabbè, è una roba che capita, 10 euro lo cambi, no. Ma? Combattiamo con Rodin? I'll go easy. Combattiamo con Rodin? Ma che cazzo mi dici mai? Quante cure. Minchia, mi sono refullato praticamente. Wow. Madonna, ma Rodin mena come un fabbro. Figa, li one shotta. Sì.
io non sto capendo assolutamente nulla, però c'è lui che massacra qualsiasi cosa si muova. A me va bene così, direi. Ah, li ho one shottati! E vabbè, c'ho la voce che oggi non è cosa. Sbagliato tasto, non so perché. Niente, non mi dà neanche il tempo praticamente. We're here. And so is my target by the looks of it. Uh-oh. John, there she is. Hold up. You're not seriously thinking of getting between a man and his next payment. Oh no. Chill, Bayonetta. Don't go shooting up my target, you dig? I need that one intact. Ma di chi sta parlando? Con chi ce l'ha Rodin? Non sto capendo. That performance might make the back page of the classified. Perfetto. Anche sta cosa qui, cioè Rodin che arriva dal nulla, ha un obiettivo di cui noi non sappiamo un cazzo. Che mi significa? Cioè l'hai messo lì solo perché dice boh, è da un po' che non si vede Rodin, facciamogli fare qualcosa. Perché sembra non avere uno scopo. Cioè, è lì perché deve fare qualcosa e io non ho ancora ben capito cosa di preciso. E quindi ci accompagna per un po'. Vabbè. I came to pick up a friend. It's almost her curfew. Halara clear. Koranzon. Rua. Cripple crumbs across Madrid. Tilgav Rives Abmach and Gefa, Zax Coxb, Old Und Ukklin. Babylon Apakna Niso, Ninibon Lasti Founts Nunk. Ah sì, certo, come no. Nunk Vipura Galvan. Ma tu non sei. Ah, infatti mi sembrava. Are you still going to forgive me my trespasses now? Dai, Serena. Precious palace. Sì, proprio una malandrina. Madama Butterfly si chiama. Ok. Madama Butterfly. Wow, quindi si odiano? Però sono abbastanza simili, no? Chi è il mio nemico? Io manco l'ho vista sta qua. Eh sì, è abbastanza simile il design. Seduttrice del delirio, Al Round. Madame Butterfly. Look. Oddio, ma balla come noi. Eccolo là. I don't know what you did to piss her off, but whatever it was, nice. Nice. Get up! See?
Get up! Bingo! Però si sta rivelando abbastanza facile da leggere il suo pattern di combattimento. Sempre le stesse mosse. E mi sa che non ci sarà una fase 2 perché sta già a metà vita. Ah, questo è un attacco nuovo. Arca troia, che danni! Però aveva degli attacchi che facevano un danno esagerato, eh. Ok, c'è la fase 2. Effettivamente mi sembrava un po' sempliciotto come nemico. Sottogiorno al Ron, ok. 2.0. John? Oh, la sta usando tipo come catalizzatore. Bloody coronation. Now, release my Umbran sister. Get up! So close. È che adesso è così lento che non riesco a finire una combo. Cioè, così rapido il come cazzo si chiama? Il sabbat temporale, che non faccio in tempo a finire una combo. E questa cosa mi crea un po' di problemi. Cosa fa? Pazzo. Cosa devo premere? Questo? Facile. Olè! E una andata. Cosa mi dice che prima della fine del combattimento dovrò utilizzare almeno un oggetto per recuperare un po' di vita. Olè. È anche un altro andato. Ma forse no. Excellent.
No, dovrei farcela. Non che adesso inizi. Non inizia a far schifo, però. Eccola qui! Andata! Jean. Damn, woman! I thought I told you to chill. You got more important shit to do than dealing with this monstrosity. Jean. Vabbè, quindi Rodin praticamente come power level è molto più alto di Bayonetta, mi stai dicendo? Mi sembra abbastanza chiara questa cosa ormai. You're going to be late. Come? Jean, it's time. Get up. Oh no. Please, Jean! Wake up! Attenzione, col potere dell'amicizia. Ok. Jean. Sei ripresa. Sorrisa. Evviva, evviva. What do you need? A wake up. Il bene ha trionfato anche questa volta. Never were much of a morning person, were you? This, but this is Sereza. You came here to rescue me? Are you insane? You took the words right out of my mouth. Let's go. Stai là tornando nel tuo corpo. Ok. And get some rest too. Va bene. Quindi adesso lei torna indietro, si fa una pennica. E poi torna alla fine, sicuro farà comparsata a sorpresa. Sono qua. Just go home. And no stopping or turning around along the way. Oh, cos'è la storia di Orfeo ed Euridice? Fucked up my business. Gotta hand it to you. This is quality. The perfect palette for an artiste. Now, time to do my dirty work. Rodin? Muso io volo. Ciao Flash, buona giornata. Rodin, qual è il tuo endgame? Che stai a fare? Stai a ciucciare un po' troppi anni. So that's how that works. Well, not very romantic. Got a nice glow about it, don't you think? As for its power. Professor Gavertè, sei padre di due gatti. Ormai solo uno, purtroppo. Ormai solo uno, però nel mio cuore saranno sempre tre. Ah, loro stanno ancora combattendo nel frattempo? Buongiorno, lei si è ricordata adesso. Ah, ma c'era anche quella roba che dovevo fare. E questo? In effetti sì. Dobbiamo fare tutto noi. Nuovo giochetto? Cos'è? Ce l'ha regalato a noi? Io pensavo che stessi tipo tramando qualcosa, ciucciando le anime dei dei demoni, invece no. Ci ha regalato il suo giochino. Grazie. Grazie Rodin. Carino da parte tua. Quindi vabbè, confermato che Rodin è buono. O meglio, almeno è dalla nostra parte. Mettiamola così. Alruna, cos'è? Una frusta. Una frusta. Interessante. Il saggio di Lumen, capitolo 12. Mi sa che ci stiamo avvicinando ormai al finale. Però ci sono ancora così tante domande alla quale non abbiamo una risposta.
Formazione, ho provato per avere il biglietto di platino. Cazzo è il biglietto di platino? Biglietto di platino? Biglietto di platino? La madonna! Tanto posso ripristinare i poteri partisetici di Rodin. Chissà cosa succede. Se dovessi darla a lui? Sì, vabbè, questa roba è inarrivabile in una run normale. Credo che tu ti debba fare almeno 3-4 run senza... No, 3 magari no, però già 2 intere sicuro senza spendere un centesimo. Forse 3. Ok, mi chiedo cosa succede. Sono qui... Vabbè, però magari quello è spoiler. Forse ti permette... Allora, la butto lì. Ti permette di combattere Rodin. Proviamo a vedere se ho ragione. Bayonetta 2 Platinum Ticket. Platinum Ticket. To fight. Eccolo là. You keep it after you beat him. Vabbè ragazzi, c'è. C'è. Che straordinario fenomeno che sono. 100k. Ok, siamo vicini. Quindi il prossimo... possiamo già prenderlo. Boh, la puledro... la madonna, allora, aggancio un bersaglio, apoteosi di Umbra, schiva, comando, fendente, spara, fendente, salta, vabbè. Dai, l'ho schivato! Va bene. Cioè, quanto prima devo fare l'input, scusami. Fammi capire. Ah, perché lo fa lunghissimo così, ok? Vabbè, dai. Mi ha preso praticamente là dietro. Sparo intanto, io sparo. Vedo un cazzo. Devo combattere, mi sa di sì. Invece no. È un po' duro il feeling, eh. Sto andando la parte giusta, non lo so, spero. Lo spero. Ok, vabbè, sembrerebbe di sì. Ma figa, one shottiamo la gente? Ok. Whee! Che saltone. Dove sto andando? Ok. Ok. Quello non so come l'ho schivato, ma va bene così. Sbagliato, tasto. Ma sparare serve a qualcosa? Non credo che questi nemici li ammazzerò mai sparando. Di base. Non capisco se devo schivare sta roba o meno, perché mi arrivano detriti addosso. Vabbè, platino, a posto così. Non ho fatto niente, praticamente. Non ho fatto niente. Attaccato 3 nemici in croce. Figa se l'ho preso dentro bene, eh. Così, solo coi piedi. E... Minchia, che squat. Che figo!
dagli un calcio sulla schiena per farlo volare giù, no? Ok, a posto. E si riparte con gli schiaffi, mi sa. È vero che si può trasformare pure lui, stavo dicendo, ma quindi lo battiamo perché noi possiamo trasformarci. Your impudence will cost you your life, witch. Witch. So you're saying diplomacy has failed then? Oh, finalmente si leva sta maschera. Surrender, or it will be more than your mask that you lose. Umbro, witch. Or shall I call you Bayonetta? That seems to be what people call me these days. Very well then, Bayonetta. You shall be the first Umbro witch to die at my hand. Come lo chiama? Saggio di Lumen? Boulder! Ok, quindi è Boulder, sicuro. Cioè, confermato sta cosa. La soundtrack di nuovo palesemente tirata via da Kingdom Hearts. Bene. Pezzo di merda. Ma da vabbè non... Questo è palesemente gli attacchi di Xaldin, va bene. Questo mi ricorda sempre di più Kingdom Hearts sto boss. Cosa mi ha colpito? Scusami. Che succede? Stiamo andando a schiantarci malissimo? Mi sa di sì, ma va bene così. Che bello! Hai usato Gates of Babylonia! Mi piace un sacco quel tipo di attacco, cazzo. Quando creano le armi dietro e poi te le lanciano addosso, è bellissimo, cazzo. Fare una combo con il Dio Comando è praticamente impossibile. Non capisco cosa mi colpisce. C'è lui che sta prendendo il cazzo e che soffre malissimo e poi qualcosa mi fa male. Un attimo, troppo presto. Ole. Not be forgiven. He will never be forgiven. My soul is a lumen. He will draw his last breath before me. Ah, sta parlando di Loki. This is impossible. Cosa? Little one? Oh no, si è risvegliato. È il potere di Yu-Gi-Oh!
Where am I? Bayonetta! Ma non sta pensando dove ti trovi, fra! Stai brillando di via. Oh madonna. Oh madonna. Che è successo? Ci ha disintegrati tutti. Perfetto. A posto. Molto bene. E dai. È il mio primo platino. Non male. A Vingrid siamo tornati adesso? Ma che cazzo? Va bene? Da quanto tempo? Mi piace, devo essere sincero, a me piace anche molto quando fanno questo colpo di nostalgia, che magari il gioco si svolge in un posto diverso rispetto a quello nel quale si è svolto quello precedente, però ti mettono un richiamo al gioco prima. Dici, no, che bello, cioè, sono tornato lì. Ma che storia. Compriamoci anche la siringa rossa, ma per ora non siamo mai morti in questo Bayonetta 2. Però teniamocela da parte che potrebbe servire. Bene, iniziamo, torniamo a Vingrid. Che poi nel primo a Vingrid ci passavamo tipo metà del gioco, eh. Ce la faccio, troppi ricordi. I know where this is. Eh sì che lo sappiamo, mia cara. L'epoca? In che senso l'epoca? Perché che epoca dovrebbe essere? Ok, lì non si può andare, qui c'è niente. No, perché non si può. Consumabili non li abbiamo usati neanche una volta, ultimamente. Però noi ce li pigliamo, che non si sa mai. Oh, salve. Ah, ma aspetta, ho capito perché dice when this is, perché questo non è il presente. È quando c'erano ancora le streghe Umbra, che è la parte che abbiamo visto tipo nel ricordo del primo. Ok, c'è qualcosa sicuro. Non mi crederesti questo... Ecco qua. Chiamatissimo proprio. Oh, un altro pezzo di cuore. Nuviezze core. Oh no, gli angeli. Aia. Quanta vita hanno? Quanta vita? Bagliore verde. No, volevo farlo all'altro. Devo dire che qua magari la telecamera poteva essere gestita un pochino meglio, magari, eh. Meglio la zona in cui ci troviamo a combattere, insomma. Ah, però sai cosa? Mi sa che i boss e i nemici base hanno un tempo di... hanno un tempo di sabbat temporale diverso. Cioè tipo i nemici piccoli, tipo questi qua, dura di più rispetto che magari durante una boss fight. Ok. Che di base potrebbe starci, come bilanciamento. Vabbè, ciao. Chi è stato? È John!
Oh no, non è John. Questa è nostra madre, Rosa. Ma ci sa farla, signorina, eh? Ma tra l'altro dobbiamo provare anche la nuova arma. Fatto strike. Che cazzo? Overrun soon. Gather at the clock tower. We must defend it with all our strength. Mi ha fatto un occhiolino? O è solo una mia impressione? You? Hey. Aspetta, giusto. Com'è che si cambiavano le armi? Da qua. Aspetta, cambiamo questa direttamente. Proviamo. Poi immagino non si possa, ok. Wow, ok, è praticamente Kratos. Cioè, è palesemente Kratos nei primi God of War questo, eh. Wow, ok, mi piace. Mi sa che fa meno danno sul diretto, però ha un raggio d'azione molto più ampio. Prende anche la gente dietro, cazzo. Ok, queste armi mi piacciono. Vorrei testarle magari come danno, però di base sono molto utili quando hai tanti nemici attorno. Platino, nice. Oh merda. Ehi, io mi ricordo di te. Dai. Dai, non c'era neanche la roba. Non c'era neanche il bagliore. Vabbè. Non è cosa. Qua è principalmente la telecamera il problema, secondo me. Perché non riesco a capire bene quando stanno partendo con l'animazione di attacco. Però al contrario delle altre armi, questa non può attaccare dalla distanza con l'ultimo colpo. Cioè ha di base un range più ampio, però con l'ultimo colpo della combo non va automaticamente a segno ovunque si trovi il nemico. Che fai? Cioè non è garantito che vada a segno l'ultimo colpo della combo, però di base vedi anche qui lo colpisce molto lontano. Queste invece stanno addosso a me. Che linea di massima dovrebbe andare bene, perché è raro ormai che in questo gioco colpiamo qualcuno così distante da non poter essere raggiunto con questo attacco. Però è interessante come cosa, quantomeno. Dai, finito.
Ah, volevo finirla con un attacco pazzesco. Vabbè. A pistolettate. Finisce che ti spara. Oh. Yes. Ma perché fa sempre una figura di merda? Ci ho messo tantissimo, cazzo. Wow. Come mai ci ho messo così tanto rispetto a quanto si aspettavano? Dobbiamo andare di qua? Andiamo. Andiamo. Bello che si trasforma pure lei. Oh. Beh dai, queste armi sono sbroccatissime. Platino come gold, dai. Me lo meritavo. Il platino anche nel tempo, eh. Oh, questo è quel ponte. Eccolo qua. Eh sì, è proprio quel ponte. Ma lei non c'era l'ultima volta che me lo sono sognato, sto ponte, no? Vabbè, bello. Grazie per l'ingiustizia di avermi fatto prendere mezza vita di danno, stavo dicendo. Pezzo di merda. Che fa un danno micidiale, eh? Mortacci sua. È perché è controintuitivo, cioè mi dice di correre, però allo stesso tempo se corro prendo danno. Cioè se corro tanto tanto prendo danno. Non lo so, mi sembra un po' una scammata. Certo che potevi pure lasciarmelo una cura, eh. Questa gente che è morta. Eccolo qua. Grazie. Guarda, c'è qualcosa. Devo prendere adesso? No, devo andare dopo. So close. Wonderful. Get up. Fire. Got you. Get up. Baboon baby. Oh, altre cure, bene. Arrivo, un attimo, ci sono. Platino. Sì, vabbè, non tanto mettere per sti cazzi. Oddio, le statue, quelle là del colpo pazzo. Mi ricordo. Mi ricordo di voi. Mi fa strano che non abbiano deciso di utilizzarla più spesso sta meccanica in questo gioco, perché nel primo veniva, non dico abusata, ma quasi, lo usavano davvero tanto. Oh, mamma. E dai. Che fai? Cos'era quell'attacco? Vabbè. Questo attacco è proprio impossibile da vedere in anticipo, manco per sbaglio proprio. Che brutto. Non c'è neanche il segnalino quello giallo, capito? Cioè, è proprio una fregatura e basta. T'attacca, ti piglia, basta. Animazione di 4 frame. Si aspettano che tu ce la faccia.
Madonna il frame rate, fra. Madonna il frame rate, fra. Ok. Andiamo. Ma dai, ma come facevo a capire che mi stava per colpire qui? Madonna mia. Si vede che questa parte è ispirata al primo, perché pure i nemici sono un cacatoio da capire come quando attaccano e quando no. Ci hanno proprio messo l'impegno incredibile per... Io non so se posso toccare la lava, posso, a quanto pare sì. Ah no. Ok, dovevo fare molto più veloce. Oppure non dovevo andare di lì, il che è stupido, perché non si capisce. Io ero convinto di dover andare di lì. Ce la facevo anche ad andare di lì, eh. Fossi stato un po' più veloce ce l'avrei fatto, secondo me. Sono curioso di sapere se si può fare. Magari è tipo un... una roba della serie, se sei bravo vai, altrimenti no. Però, boh. Così sembra solo un po' unfair. Eccoci. Che sta succedendo? Bastardo! Bastardo! Ok, ho capito cosa stavo succedendo. Easy. Muda, 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 muda! Questa moschetta ci insuota. Ok, non è più ci. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Spiegamelo cosa devo fare però. Ma che cazzo, ma come facevo a capirlo, dai? Ma davvero ti aspettavi che io capissi che dovevo salire sulle sue gambe? Ma sa qua, è drifta, mi sto cazzo. Vabbè, non andare a Rodin, da Rodin non serve. Cos'è? Un altro ciuccia ciuccia? No, ok. Ok, niente pantera. Va bene. Chiaro. Oh, guarda chi c'è. Merda se non si capisce niente. Da lontanissimo, ok? Ancora una volta in... spaccata. Clean. Va bene. Non capisco per queste parti che ti fanno sembrare come se dovessi fare tutto di fretta.
se le fai con la pantera è una tragedia. Cioè, ecco, vedi, tipo così, questa qua. Bella ampia. Puoi usare la pantera, sei a posto. Bello, così. Cioè, la pantera è fatta apposta per quando hai fretta. Non mi fare le parti di platform piccoline, minuscole, che uso la pantera e cado per forza perché è impossibile gestirla in zone così piccole. Pensaci a ste cose. Oh merda, ma qui siamo ai piani alti. Ancora! Non si dà proprio per vinto, eh? Sai che è meglio il pugno contro di lui, eh? So close. Era là! Tacci tua! Speravo sulla X. Non ci è andata male. Io so che hai il punto debole sulla schiena. Lo so. Il problema è che è impossibile arrivarci, quindi niente, lo meniamo alla vecchia maniera. Va bene. Fate che è pure troppo in alto, quindi neanche col doppio salto ci arrivi praticamente. Ma poi si gira subito, quindi non vale neanche la pena, capito? Oh, in sincrono, guarda le mamme e figlie! Era la X! Ok, certo. Perfetto. Ma va che belle che sono. Quella della madre... No, è quello di Bayonetta che è un po' più grosso. Ok. Vabbè. Gold. Ma contento, ci sta. Bene. E Vingrid ce la siamo levata dalle palle. Fortunatamente. Che è proprio un livello un po' del cazzo. Quante carte? Ma dimmi quante ne ho prese una... Cioè, dimmi, hai preso 5 carte. Non farmele vedere una per una. La caccia alle streghe, capitolo 14. I livelli durano molto meno del primo, mi sembra di capire, però, eh. Perché tipo già il primo al 16 era praticamente finito. Qui invece, boh, secondo me non siamo tanto oltre la metà. Oh, interessante. Oddio i mecha. Oddio i mecha. Mi sono reso conto adesso che nel prologo c'erano i mecha. Ma che cazzo. Nel prologo c'erano i mecha. Ma che cazzo sta succedendo. Cos'è diventato Bayonetta? Ma gli sto facendo danno a sti cose o no? Ma poi non ha combo, fa tipo 3 attacchi di fila e basta. Aia. Potevo sicure che c'è la cosa fortissima anche con i mecha. Interessante. Rompo tutto, sono un disastro.
La telecamera decide che devo andare verso l'alto, va bene. Cazzo di merda, vieni qua. Aia, cosa mi sta colpendo? Le cure? Ah, ecco. È terribile giocare con questi mecca, sarò sincero. Lo trovo estremamente noioso. Più che altro perché staggerano i nemici. A parte che non si capisce una sega, quindi cioè, fare un combattimento vero con sti cosi sarebbe imbarazzante. Però staggera subito i nemici. Non so dove è finita mia madre in tutto questo. Cioè, la madre di Seresa. Però funziona bene per darti l'idea del danno che fai, perché comunque rispetto al boss di prima, questo l'abbiamo sciolto in 3 secondi netti. Ma io lì ho visto un oggettino. Ma com'è argento? Ah, perché le combo. Ho capito, ma che combo devo fare? Cioè, non ha combo sta roba, è inutile, fa schifo. Non. Che vuol dire combo argento? Cosa ti aspettavi? Oh, vabbè. Boh, vabbè. E volendo posso scendere dal mecca? Diglielo però un po' ogni tanto. Chissà se me lo fa fare dentro il mecca sto coso. Non proverò perché non sono abbastanza interessato, però. Oh merda! Guarda chi si rivede! Ah! Ok! Così, no? Quanto ci mettono a morire? Ci sa fare quantomeno, eh? Ci sa fare. Permesso, scusate. Permesso, perdonatemi. Oh, ora che c'è. Noiosissimo, mamma mia, è solo che hanno un sacco di HP. È tutto qui, hanno solo un sacco di HP e basta, non c'è divertimento in questa cosa. Sto solo scaraventando da una parte all'altra. Non è bello. Non è niente, non c'è gioco, non c'è divertimento, non c'è niente in sto mecca. Che casco? Ah, è il mio malo. Rosa. Oh, ma che c'è qua? Aspetta, vieni qui. Ma qui lecca lecca proprio come se piovessero, eh. Eccoci, qua ci sarà un combattimento. È un buon modo, cioè, di base sarebbe un buon modo per riciclare i boss del primo, no? Perché non te li fai. Non te li fa ricombattere. Tra virgolette. Non vedevo niente. Non te li fa ricombattere come li hai combattuti nel primo, ma te li fa combattere molto più velocemente sotto forma di mecha. Bello come idea. Se solo i mecha fossero divertenti da giocare. C'è questo grosso set. Che cazzo? Non vedevo i proiettili.
Olè. È andato anche lui. No, sulla rotellina non ce la faccio, eh. Ok, con questo fermo immagine spettacolare, va bene. Ok, abbiamo distrutto una divinità. Ok, forse è il caso di levarsi. So close. Non posso sparare da qua sopra? Ah, io mi ricordo di sto boss anche, sì. Ok, ho presente qual è. Non è la prima volta che lo vediamo. Mancano due, immagino, perché siamo a metà vita. No, dai, vaffanculo, mi hai baitato. Mi hai baitato, pezzo di merda di un gioco. Mi hai fatto credere che ero lì davanti. Invece mi hai spinto via, sei un maledetto. Sei un maledetto, mi hai fatto sprecare l'energia. C'è anche sta roba, non c'è divertimento, non c'è sfida, non c'è un cazzo. È sempre lo stesso attacco che devi schivare sempre allo stesso momento per poi arrivare sempre allo stesso punto e pestare. Oh, questo è un attimino diverso quantomeno. Ok, andate. Ma poi sti mecha da dove cazzo se li sono tirati fuori, che non si erano mai visti prima? Cioè, perché avevano dei mecha ste qua? Oh, pure tu. Cioè, praticamente mi stai facendo fare il boss rush del primo Bayonetta, però sui mecha. Che ripeto, come idea è interessante, molto carina, se solo i mecha fossero divertenti. Piuttosto che usare i mecha, fammi usare l'evocazione quella enorme. No, fai in modo che tipo ci sia un potere fortissimo, no? C'è la sfera magica del potere incredibile. Affanculo. Che mi permette di usare le vocazioni sempre. Quindi io sono enorme. Anziché essere un mecha sono l'evocazione. E io li meno così. Utilizzando delle combo... Vabbè, dai. Affanculo. Delle combo abbastanza simili a quelle di Bayonetta. Cambio magari le animazioni, cambio un po', no, il flavor intorno. Poi mecha, cioè, non voglio dire un cazzo, cioè... Si è svegliato un giorno Camilla, ha detto, sai cosa mi piace? I mecha, mettiamoceli. Dai, dai, rega. Vai con i mecha su Bayonetta. Olè, andato. Col ditino? Ok. Col ditino magico? Ok. Esplosione nucleare, lei che vola via, chiaro. Meat. Bronzo, va bene, dai, sì, non me ne frega un cazzo, cioè, non c'erano con. Bene, è durato poco, vedi, i capitoli ormai durano... Quanti ne abbiamo fatti? 4 quando abbiamo iniziato a streamare? No, ne abbiamo fatti 4. Nuovo accessorio, proprio gli orecchini della distruzione. Vabbè, tanto gli accessori non servono a niente. Di base non mi fanno così comodo. La verità, capitolo 15, attenzione. Io prima di iniziare vorrei raccogliere una felpa perché ho freddino. Arrivo subito.
Eccoci. Siamo alla Clock Tower. Oh merda. Oh merda. So close. Get up. Wonderful. Wonderful. Bingo. Wonderful. Is that all you've got? Get up. Bingo. Ah merda, m'ha preso. Adesso devo fare un attimo fuori, poi passiamo a quello dopo. Appeso! Addio bello! Riprendi quello grosso, dov'è? Ole? Chi è il prossimo? Vabbè, top. Magnatil. Finito? Ancora non è morto? Ah no, ne sono arrivati altri. Qualcosa mi dice che non prenderò un buon voto in tempo qua, eh? Era questo, vero? Era questo. Finito? No, c'è ancora uno. Quanto sta? Chi è? Che vuole? Come non era una schivata perfetta quella, scusami? Ah, questo attacco di merda. Riuscite ad avvicinarvi così vi presto tutti e due contemporaneamente, gentilmente? Vabbè. Madonna mia! Madonna mia, che attacco di merda! Ma come fai a capire che ti sta per attaccare? Come fai a reagire per tempo? Quella era una schivata perfetta, puoi dirmi il cazzo che vuoi, ma lo era. Che cazzo sei, Temo? Sei morto, posto. Ma questa cos'è, la battaglia dei mille Heartless di Bayonetta? Come funziona qua? Non mi fa fare il coso? Ah, perché contro di lui non posso, forse era quello piccolino. Get up! One smashing!
l'altro doveva ammazzarlo di... Ok. Di riflesso, sì. Non posso raccoglierlo, sto coso enorme? Non sta lì per terra apposta? Ok. Posto? Posto. Oh, guarda che si rivede di nuovo. Le mani anziché la sua faccia. Qua mi sa che un altro gettino ci tocca, Attacco, quindi devo alzare. No, ma mi segue? Pensavo fosse solo per terra. Mi segue pure in aria, che scam. Ci arriva la sua faccia. Eccoci qua. Dove è finito? Posto? Mi è andato? Argento, vabbè. Tristezza. Che tristezza infinita. The symbol of the Umbran Way. No! There's no way that this could have been his plan. E invece. L'ha salvata? Ah! Questo è proprio l'intro del primo. Però c'era Jean al posto di Rose. Rosa. Bastardo! Apriamo tutto il recuperabile, prendiamo un altro, eccolo qua, a posto. Bene, platino, nice! Chi è? Ehi! Sorry, love. Kind of miss a bit there. Little one. È diventato cattivo. Someone sent you back 500 years, it seems. Chi può essere stato? Chi è che ha il potere di mandare indietro le cose? I see you've already discovered the truth. They don't call you the left eye for not, do they? Non ha niente a che vedere con l'essere intelligente, però va bene. Never mind that. Something more important to talk about, my dear. The witch and the sage are still alive. Sì.
trifling creatures, both of them. I must be rid of them as soon as possible. I want what they have. I want back what is mine. The eyes of the world. Ma tu chi cazzo sei? What? The other me escaped to the future, and I can't let him have them. Which is why I must see you eliminated, my dear. Loptr. Ma non si chiamava Loki? Cos'è sto Loptr, mo? Ma soprattutto in tutto questo, Rose che fine ha fatto? Questi erano gli stessi attacchi del tizio vecchio, no? È letteralmente Young Xehanort questo. Hai se stessi nel passato, nel futuro, i vecchi, cioè nel senso... È palesemente ciucciato da Kingdom Hearts questa roba, ma va bene. Perché la questione è questa, io spesso lo dico per scherzare, no? Oh no, anche questo gioco è Kingdom Hearts, quando ho un minimo di roba che mi ricorda la mia saga preferita di base. Però qua, cioè, sono un po' troppe le somiglianze, eh? Non ho capito. Non ho capito. Dai, erano due, lo sapevo, però pensavo che me lo schivassi in automatico il secondo. Merda, ok. Mi sa che alzi. Che cazzo? Ah, così proprio? Vabbè. Che cazzo? Ha usato Meteoro praticamente. Com'è che si chiamava sta qua? Madame qualcosa? Madame Butterfly, ok. Devo curarmi. Mi tocca. Mi tocca. Cos'è sta roba? Ah, forse sono i... Dai! Schivato. In faccia. Ma anzi, scusa, dici le stesse cose. Is that all you've got? Olè. Che bella combo per finire. Cazzo ridi. Poi anche il cappuccio, ci ho fatto caso solo adesso. È proprio l'organizzazione, cioè. È letteralmente Young Xehanort. Luca vola in tra... Wow, che figo, cazzo. Se ho capito bene, right, then this gate should lead to... Two? Wow! Kid! Oh, ecco. Vabbè, quindi praticamente quello con la tuta gialla è quello buono, quello con la tuta bianca è quello cattivo. Luca, was it? You know the way to Fimbulventa, right? Please, take me there. Take me there. I remember. I remember everything. I have to hurry. Are you nuts, kid? We need to get you patched up. There's no time.
Please take me to Fimbulventa or the world will end. Come la fai esagerata? We are good and evil. Evil cannot be all that is left. What? Keep us safe with this. It's my trump card. Please. Just take me there. Girls passing out in front of me I'm used to. But this... Ma chi? This is unbelievable. Ma cosa? Ma chi ti si incula, well, Luca? Well, I guess it beats addicting toddlers to lollipops. Valle Mezzaluna, Valle dell'Alba e Valle Lata. Oh, mi ricordo anche di questo posto. Vabbè, sì. Cioè, nel senso, stiamo ripercorrendo Bayonetta 1, fondamentalmente. You've been naughty. Platino puro. Perfetto, cioè, pazzesco, incredibile. Come oro! Ma come oro! Ma come combo bronzo, ma scusa! Gli danno a cazzo di cane, gli danno a cazzo di cane. È ufficiale sta roba, gli danno a cazzo di cane i voti. Mannaia l'universo intero. Ma dove cazzo è arrivato questo? Oh. Ah, no, è troppo forte per lo Storm, eh. Cioè, praticamente in questo momento prendo tipo tutto il... tutta l'area di combattimento. Tutta no, però quasi. È pazzesco. Buono buono, direi. E sto andando dalla parte sbagliata, vero? Perché non voglio andare dalla parte giusta? Ok, qua c'è il coso. Vabbè, sti cazzi. Che cos'è? Ah, è tipo il portale, va bene. No, niente, a posto. Sprecato tempo. Speravo ci fosse un forziere meno rottore di coglioni. No! Ma allora sei un pezzo di merda. Allora sei davvero un pezzo di merda. Dai. Dai. Sei un pezzo di merda unico. Ehi! Chi si rivede? Ma è di nuovo Gore, cos'è? Sempre a gara fanno. Uh-oh. Rosa! Ma c'è un motivo per il quale lui è cattivo? O è cattivo giusto perché fa ridere? Rosa! Giusto perché serve a portare avanti la trama? He's the one you're really after. What? We need to get back to my town. We can open a portal from here.
Ok, quindi lei riesce a creare i portali nello spazio-tempo. Cioè, se ti i poteri forse più dovete camminata stregato, ok. Vabbè, sì. Baldur tiene Rosa tra le sue braccia, è distrutto dal dolore, ok. Va bene. Qua non c'era tipo mini Seresa? Sono pazzo, sono pazzo. Va bene. Oh. There's no time. Baldur, please take care of Seresa. Our dear sweet child will awaken to her potential. She will awaken to the eyes of the world. Questo spiegherebbe anche il perché lui era così ossessionato nel primo, in realtà. Baldur! Lui voleva che Seresa risvegliasse il suo occhio un po' come gli aveva chiesto Rosa. Però, boh, cioè, il fine ultimo di risvegliare gli occhi del mondo? Qual era? Cioè, tipo, Rosa perché voleva che Seresa risvegliasse questo potere? Qual era l'obiettivo finale di questa cosa? Quel mommy mi ha colpito dritto al cuore. Ha fatto malissimo. Mommy, no! No! Ha fatto malissimo. Ok. E vabbè. Non ho ben capito perché si chiamava La Verità, dato che ci ha detto cose che già sapevamo. Ho rivisto cose che già avevamo visto. Potere supremo. Oggetti. Oh merda, è finito il cuore di strega. E che mi compro allora? Con tutti sti soldi. Le tecniche non le uso. Tesori di Rodin. Kafka. Specchio speciale 2. Cos'è che faceva sta roba? Pozioni di travestimento di pratica non aspettava. Oh, compriamo sta roba, tanto non so per cosa spendere soldi. Pozioni. Oh, what? Cos'è 64-2? Mercenari della galassia? Ma che cazzo? Vabbè, proviamone una. Non so. No, costa troppo, vabbè. Vabbè. Accessori. Non c'è niente che mi garbi. Cos'è un fottio? Perché in mezzo. Fra la distribuzione della macchina guerra magica, l'armatura di Umbra. Ah, vabbè, ti crea il mecha. Vabbè, ciao. Mai voglio vedere quella roba, mai più. Ok, quindi praticamente lui ti dà gratis quello là. Sì, vabbè, sta roba era già risaputo ormai. Lui ti dà gratis quello per le braccia e poi quello per le gambe, te lo devi pagare. Ok. Co. Hey, give me a minute. I'm playing this crazy game and I gotta sprinkle some magic powder. Perché sono tornato qua? Ah, ha driftato il Joy-Con. Porco due. Vabbè, allora sapete cosa? Ne approfitto per andare un attimo in bagno. A fra pochissimo.
rieccomi. What is this place? Abbiamo un nuovo alleato. We're in my time. But there's not a moment to explain. We need to get to the sacred mountain now. What is upon the mountain? I don't know. Perfetto. The god who created the eyes of the world once lived, and now someone is after that power. The eyes. How can we reach that place? We are in Vigrid. Oh no, siamo ancora a Vigrid. Time to jump. Jump? That wasn't a request. Go! Have you lost your sanity? Sanity is a requirement for our kind. Ma di già è tornata. Pensavo sarebbe the kind of witches you don't fuck with. Okay. I have to admit, I like you much better this way, Balder. You actually shut up and follow directions. I do what I choose. Tell me, how do you know my name? Perché tua figlia, cretino? It's just the name I heard that witch, the one you called Rosa, call out to you. Anyway, this should get us to Fimbulvendor at mark speed. Non c'è arrivato lui che è sua figlia. I would not be so sure of that, witch. Cioè non riconosce la faccia, tipo my che sono identiche, no? Angels and demons working together. I suppose if they can get along, we can as well. Consider this a momentary truce. Certo, Balder, vai tranquillo. Encroachers are punished. Well, that's one way of putting it. Here's mine. Time to tango. Ok. Sali, vira, scendi. Tieni premuto pugno missile. Ok. Ready, Theresa. Non c'è un tasto per sparare e basta, cioè. Non colpisce mai, però. Vabbè, fa cagare sta roba. Ma Boulder serve a qualcosa qui, oppure, cioè, come funziona? Ha una qualche tipo di utilità quest'uomo? Ok, adesso sì, forse. Ok, quindi non posso sparare e colpire allo stesso momento, mi sa. Ok, quindi i proiettili sono sempre più utili praticamente. Mi sembra di capire. Oh, fregatissimo.
Sono anche più veloci da lanciare, mi sembra. Fanno più o meno lo stesso danno. E non sono... non sono hindered, come si dice in italiano, hindered. Non ti devi preoccupare del range, fondamentalmente. Vabbè, potevi anche evitare quello. Perché... tempo argento, ma perché, scusa, mi potevo metterci meno tempo? Non è tipo ondate, sta roba? Ah, sì, perché ti ho visto, ok, sì, era uno dei nemici di prima, chiaro. Volte meglio. È troppo lento l'attacco con la spada, secondo me. Non vale assolutamente la pena. Aia. Morto? Finito? Andato? Ci saluta? Oh, merda. Qualcosa mi dice di no? Sembrava un po' troppo presto. I mean Ceresa? L'ha chiamata Ceresa? E Balder ancora non ha capito che è sua figlia? Perché non puoi essere un adorable little Ceresita che pesa like 10 pounds? Carina Ceresina. At least your little good luck charm got me where I needed to go, right? We're here, kid. Right on the front door of that temple you were so damn determined to get to. Not sure if they're gonna roll out the red carpet for us. Invece, c'è il plot twist. E lui in tutto questo è il... è il Loki del futuro, giusto? You've got your memories back. Convenient. But you're certainly not looking like my better half. The only thing you have to offer me is your sovereign power, then you will be truly worthless. Perfetto. Eh, la Madonna. Ho capito, però che... che cazzo. Ma continua a chiamarla Ceresa. Balder, svegliati. È tua figlia. Ignoriamo semplicemente la cosa, va bene. I guess. Posso scendere? Posso andare da qualche parte? Vediamo un po' dove mi porta questo posto. Eccolo qua.
Un cuoricino. Eccolo qua. Un altro pezzo cuore. Sì, un altro. Aspetta che sfondiamo un po' tutto. Giusto per ridere. Aspetta che ci sono le cose. La cosa bellissima dei Joy-Con è che puoi giocare anche con le mani nella tasca delle felpe. E questa è una roba estremamente preziosa quando fa freddo. E beh, cioè, l'idea della Switch è super interessante. Se solo fosse un hardware fatto un po' meglio, io l'avrei comprato un sacco di tempo fa. Ma davvero un sacco di tempo fa, perché è super figo. No, proviamo, dai, vediamo il... Pozioni quelle prendiamo. Scolaretta, poliziotto, pelisca strega, strega d'acciaio, abito. Scolaretta. Giusto per ridere. Tanto probabilmente la userò per tipo 5 minuti, poi basta. Come si usa? Perché deve essere sempre tutto difficilissimo? Dove va il coso? Gira pagina. Cosa... Come funziona? Non sto capendo. Dove devo attivarla sta roba? Adesso mi girano i coglioni, perché io pensavo fosse tipo qua. Però no. Menu. Opzioni. Cerchiamo su Google. Baionetta 2. How to use perfume. Toffee. No. No. Forse non sono i profumi? Come cazzo li chiamo qua? Scusami. Non sono i perfumes? Hey, give me a minute. Sì. Un cazzo. Adesso no, perché adesso voglio capirlo. Il secondo gioco in cui non è chiara sta roba. Esaurito, ok. Perfetto. Okay. Pozione, potions. C'è scritto da nessuna parte. Sono deficiente io che non ci arrivo? Sono proprio così rincoglionito? Specchio speciale, che riporre nel quale riporre le pozioni di travestimento. Che ti permette di cambiare aspetto temporaneamente. Il medico una pozione di travestimento Ok. Pozione scolaretta. Ho preso la pozione. E poi? E quindi? Cioè, dove cazzo va? Cioè, non c'è niente. Ma sono un cretino io? Le tecniche non può essere, amiibo neanche. Sono così deficiente da non essere in grado di equipaggiare sta roba? Forse devi farlo solo fra una missione e l'altra? Mi sembra davvero assurdo. Seleziona lista delle combo. Ok, annulla gira pagina. Indietro gira pagina. Vabbè. Abbiamo sprecato 200.000 soldi. Vabbè, bello.
Per il secondo gioco di fila io non ho capito come cazzo equipaggiare sta merda. Va bene. Little one! Welcome to Fimbulventer. Ah, ok, siamo sul finale, mi sa. Sage, right eye of the overseer. The Umbra Witch, left eye of the overseer. Now, everything has fallen into place. Bayonetta, get out of... Balder, this is what I promised you. Your chance at revenge. Accept it freely. Che modo lento di parlare. Adesso attacca... Ecco, vabbè, chiarissima sta roba. That is your revenge. Is this not the one who destroyed your world? Who destroyed your life? Surely this can't be all you hoped to see. Quanta luce? Balder! The two of us were once a single being. Mm. However, this half said he would awaken humans to the truth of their existence. Mm. So he divided our divine power and our very souls in two. Va bene. We should have become mere shells. But this half left behind a certain power within himself in order to protect the balance our split brought the world. A sovereign power to freely control the eyes of the world. Mm. Unfortunately, this one made quite the miscalculation. He had not accounted for the power of evil intent which grew as humans prospered. I couldn't use the sovereign power to control the eyes, so instead, I used the evil hearts of humans to begin to retrieve the power of the ancient god. And all that remained is taking back the one power I do not yet have. The sovereign power. Okay. The power this one held within. You managed to escape 500 years before, but it was merely a waiting game. Waiting for you to be reborn. Time has come for our powers to become one again and for me to ascend to the throne as Aesir, God of Chaos. Now, my better half, c'è ancora qualcosa che non mi torna, to restore your sovereign power to my hand. I now have the power to control the eyes as I wish. Shall I start from the right eye? Take him if it pleases you. He is nothing but an empty container to me now. I have no more use for him. Now it is time I receive. Carina questa cosa che si accende l'occhio. Witch. Carina. E su questo io mi fermo un attimo perché davvero non ci sto capendo alcune cose. Allora, di base è andata così. 500. Allora, Loki ha deciso di
dividersi da se stesso perché voleva aiutare gli umani, semplifichiamola molto, voleva aiutare gli umani. E quindi ha detto, no, sai cosa, io mi divido e lascio indietro un'altra metà di me, che però non può prendere il possesso, no, degli occhi del mondo. Ok, va bene. E entrambe queste metà hanno la possibilità di viaggiare nel tempo, o comunque di manipolare il tempo, ok? Magari non possono loro in prima persona spostarsi nel tempo, però possono manipolare il tempo. Quindi infatti aveva rispedito Bayonetta nel passato, aveva fatto le cose magiche per spostare i ponti che si erano distrutti, ok, va bene. Però, dice, non ha considerato il fatto che gli umani sono cattivi. Il potere della cattiveria. Quindi, piano piano, la metà cattiva è diventata più forte. Ora, quando è successa questa separazione? È successa 500 anni prima? È successa adesso? Perché uno era giovane 500 anni prima e l'altro è giovane adesso? Quello che noi stiamo vedendo qua, adesso, è la metà cattiva che ha atteso per 500 anni e che poi è riuscita, insomma, a fare tutto sto bordello per riottenere la metà buona? Credo di sì, di base. Perfetto. Domanda successiva. Perché vuoi il potere degli occhi del mondo? Tu sei il creatore degli occhi del mondo, a quanto mi sembra di aver capito da quello che ha detto Ceresa. Ok, mettiamo caso che tu non lo... cioè, lo sei. Che te ne fai? Creane altri, no? Se non lo fossi, che te ne fai degli occhi del mondo? Vuoi il potere inimmaginabile che però poi... noi abbiamo già dimostrato nell'uno di poter prendere a schiaffi come se nulla fosse. Quindi qual è la logica? Boh, non si è capito bene. Parte 2. Uno era finito 500 anni prima, uno è finito qua. Facciamo che è stata una conseguenza della loro separazione. Va benissimo. Ma quello che è finito 500 anni prima, che ha aspettato 500 anni, uno... perché cazzo ho aspettato 500 anni? Perché non c'era Ceresa? Ok, questo mi sono risposto da solo, va bene. Due, perché non ha agito durante il primo Bayonetta? Tre, come ha fatto ad attirare a sé l'occhio di Balder, che in realtà non era l'occhio di Balder, ma era Balder morto, quindi l'occhio... ancora sta roba non si è capita per un cazzo. L'occhio si è spostato da solo e ha resuscitato Balder, però giovane? Huh? Cosa? Che vuol dire sta cosa? Si è capito? Boh. 4. Bayonetta ha la possibilità di viaggiare nel tempo. Perché non torna 501 anni prima per dire a Loki completo, ehi, succederanno tutte queste cose, quindi prendi le dovute precauzioni, lol. Cioè, sta roba di viaggiare nel tempo, vorrei far notare che può causare una quantità industriale di paradossi. Poteva salvare Rosa, volendo. Poteva ammazzare Boulder 500 anni prima. Insomma, c'è una quantità di paradossi che si possono creare. Vabbè, lascia un po' a desiderare. Che cazzo sta succedendo? Vabbè, e arriva Luca, a posto. Non preoccupatevi, ho il bambino. Hai la mia permissione per mostrare le tue cose, Bayonetta. Dai, grazie. Che cazzo. Ma poi, la domanda più importante di tutte. Perché lui è vestito come un coglione? Cioè, cosa mi significa questo costume da cristallo / stella marina? Vabbè. Sembra Maggie dei Simpson quando la vestono da stella marina, capito? È uguale, cioè, non... vabbè. Suppose not even a god can see him coming. Gods do not concern themselves with the machinations of insects. Now, Umbra Witch, the left eye of darkness must return from whence it came. Then just try to take it back. You've destroyed more than you know. You are not even so an close. See ya! Get up! I am a symptom. See ya! Uh-huh.
L'ho schivato! Eri schivata! So close. Pensavo facesse un altro. Get up. Get up. I am untouchable. See ya. Ma poi perché sei incredibilmente fastidioso? Cioè, il tuo doppiatore è davvero tremendo. Che succede? Ah, Matteo, ok. Ah. Sto attacco non lo riesco a schivare. Andare da questo attacco. Sarò un po' quest'arma. Ah, invece è andata bene. Ciao. Vabbè dai, mi hai rotto il cazzo. E non basta. Mi sembrano più efficaci come stagger questa arma. Dai, figa, c'hai 0 HP, non rompere i coglioni. Fammi finire con l'ultima co. Ma? Oh no, pure lui ha il potere di massacrarmi le summon, che palle. In the end, you are merely human. The eyes of the world hold power, but their power came from that of a god. E allora che cazzo te ne fai? Cioè, ma lo hai detto tu! Il potere degli occhi deriva dal dio. Ma se sei tu il dio, fattene altri, fa qualcos'altro, credi, non lo so, le ascelle del mondo, il naso del mondo. Perché devi ripetere? See those powers return. Bravissimo. And so it shall be. The power of Aesir returns to me. Bravissimo. And I shall rule over this world as time demands it. Dio del caos, Aesir. A posto. To be the overseer of this world. To rule it. A power only meant for Aesir. Human free will is a joke. It is a worthless illusion. Ma perché c'ha con gli umani? Io non ho capito. Obey me. My will shall become that of the universe. Bellino però il design, eh? Molto carino. Humans need not be told what their will shall be. We can create our world with our own eyes. Bene. An indulgent statement of human folly.
Do you have any idea how much turmoil and confusion io have created? Io! Non tu che hai fatto tutto sto bordello già dall'inizio, ok. We may stumble, we may fall off the path, but we always move forward. Bravissimo, sei proprio figo. Però una, cioè, ancora. Non ha senso sta cosa. Non ha senso. Allora, ok, Aesir ha creato gli occhi del mondo. Va bene, va bene. Sto cercando di convincermi che magari sono io che non capisco, però Aesir ha creato gli occhi del mondo e le ha gettate. Cioè, ha preso, si è cavato gli occhi e ha detto, pa, lanciamoli in giro, chi se lo piglia se lo piglia. Perché a questo punto questo mi sembra di capire. In qualche modo sti occhi sono finiti, uno in mano ai saggi e uno in mano alle streghe. Perfetto. Perfetto non è, perché come cazzo hanno fatto ad averli, non si sa. Ne hanno trovati in giro, facciamo caso, va bene, li hanno trovati in giro. E ora Aesir rivuole i suoi occhi. Perché, a quanto sto capendo, lui non ha più il potere di una volta. Cioè, tipo, il suo power level con gli occhi era 100, adesso senza gli occhi è 50, 30, 20, non si sa. Vabbè, è comunque più basso. Ora, per quale stracazzo di motivo tu dovresti creare questi occhi? Cioè, è come se io mi preparo una pizza per mangiare, no? Mi preparo una pizza e dico, ok, adesso un terzo lo lancio alle streghe, un terzo lo lancio ai saggi, però io voglio mangiare l'intera pizza. E quindi mi incazzo e quindi vado a massacrare prima i saggi e poi le streghe perché rivoglio la mia pizza. Ma che significa? Ma che vuol dire? Ma che, perché? Perché dovresti fare sta cosa? Dov'è la spiegazione di tutto questo? Forse sta nei libri che io non sto leggendo. Però, boh. Che cazzo? Let's rock. Is that all you've got? Micchia quanta vita che c'ho. Aia. Che lo stagger power di quest'arma però è davvero sbloccato, eh. In generale quest'arma è, secondo me, è la migliore del gioco. Attaccarlo da una distanza siderale. Non gli dai il tempo di respirare a sto stronzio. Guarda, guarda, guarda. Forse perché siamo in due, magari è quello. Queste sono le sfere di... sono le sfere di Sephiroth, palesemente. Merda che danni! Porco dio, a me quelli sembrano... vabbè, porco dio, non sta schivando un cazzo. Mi fai mettere in pausa? Mi fai mettere in pausa? Non sta schivando un cazzo, non ho capito il perché. Posto. Diceva? A caso? Nel porta è... cioè dei... perché sta cosa? Cioè, sei un dio, perché devi utilizzare gli artefatti degli umani? Devi utilizzare gli aerei, i bombardieri. Ciao. Vabbè. Non mi farò domande. No!
Questa combo che non sta né in cielo né in terra, il fatto che ti prenda a una velocità così esagerata. Me ne frega un cazzo, io prenderò bronzo di combo, ma me coglioni. Olè. E metà è andata, immagino. Cos'è? Vabbè. Sempre roba umana. E niente, Boulder è andato. Ma? Dai, che l'avevo schivato! Non c'è niente che ti faccia capire di preciso quando sta per colpire quella roba. Un altro. Se la Dreadnought. Ma che stupidaggine, cioè sei un dio, perché dovresti usare una roba così enorme? Ma figa mena! Tira uno schiaffone che ha la potenza di 1000 soli. Cioè, non ha senso. Ah, sono un dio, il potere di creare questi occhi che consentono a chi li ottiene di distruggere l'universo. Ecco che per farti del male dovrò utilizzare una pistola. Cioè, ma non ha senso. Non è proprio sensata la cosa, capito? No, almeno stavolta l'ho schivato. Per modo di dire. Ce la faccio senza morire? Vediamo. Sì, forse riesco. Olè, andato. Fine? Concluso? Kid, you gonna be okay? His first mistake was thinking that all I had to meet was some shit sovereign power. Stupid fool doesn't get why I'm the better half. Ma non venite dallo stesso co- cioè, perché lui non sa le cose di te? Come fa a non saperle? Siete la stessa persona. E gli sta facendo i tarocchi. Ci avrai una giornata sfortunata. Ah, questo sì che ti cambierà le carte in tavola.
What? The real power of Lord Aesir, the God of Chaos, is nothingness. The power to erase anything and everything from the world. È il nulla? Il potere di cancellare le cose? È il potere di viaggiare nel tempo? O di manipolare il tempo? È il potere di creare due occhi che possono distruggere l'universo? Quelli non... Quello no. Va bene. Even the very eyes that created it. Va bene. No! Whoa, hold on for a second, kid. What happens to the world if you... Any good card player is a gambler, right? Either the world will be destroyed, or it will create its own path. E chi lo sa? Vediamo! Scopriamolo insieme! Certo! You... worthless. Vabbè, adesso praticamente prendi il cazzo, cioè sei... Vabbè, a sto punto ti prendo direttamente a cazzotti. No, pure lui a ballare no, però, ti prego. Boulder no! Boulder, ma che è? Ma da... ma che è? Oh, che figo! È l'unione dei poteri delle... delle streghe, dei saggi. Madame Butterfly unita? Qualcos'altro? Infinitoni! Limite superato, perfetto. Bonus Big Bang! La madonna! Un dropkick violentissimo sui denti! È tutto qua. Pensavo lo cancellasse dall'esistenza un colpo del genere. Ah, arriva lei, non ho avuto abbastanza screen time. Eccomi che aiuto pure io. Che cazzo? Non ho capito che devo fare. Ci devo fare qualcosa? Devo solo buttarglielo in bocca. Perfetto. Preferivo quello... Oh. Ok. E viva noi, bronzo. Perfetto, bronzo. A posto. Ma non era morto! Non era finito nella bocca di cosa? Shit! He's trying to shed his body and return to the spirit realm. He'll just be reborn in a different era. Si sono finalmente resi conto che il potere di manipolare lo spazio-tempo è qualcosa da utilizzare un po' meglio che ricostruire i ponti, forse? È incredibile questa cosa. Chi l'avrebbe mai detto? Che ha fatto? L'ha ucciso? Do you think you can contain my power? Have you lost your sanity? Oh, si sacrifica. Sanity is a requirement for our kind. You will never see another era trapped inside me. Only an endless circle of time. Mate, that's pure evil you're dealing with. It's a poison that will live inside you forever. Then, so be it. What's wrong can be made right through human hands. Non significa niente questa frase. Ceresa, listen to me. Ah, quindi si è reso conto che era... You know my name? Ok, faceva finta. If I stray from my path, you must be the one. The one to stop me. Boulder! Ceresa, just one time. Call me... Daddy. Daddy. Daddy! Daddy! Oh madonna! Thank che roba... you, Ceresa. Che roba tremenda! My dear, sweet child. E quindi è finito Daddy! In un'altra epoca? Ma perché Bayonetta 2 non è uscito prima del primo? Cioè, sarebbe perfetto! Tu fai tutta questa cosa e poi ci metti
il primo capitolo davanti in cui lui si è trasformato nel cattivo. No? Era perfetto, sarebbe stato perfetto, sarebbe stato anche pesante a livello emotivo, no? Perché lì devi uccidere il padre che hai scoperto di avere, a cui volevi bene perché ti ha aiutato alla fine di questo gioco, però è diventato cattivo per colpa di Lord, come cazzo si chiama, e quindi devi sconfiggerlo. E a quel punto ha molto più senso, perché in questo gioco non vediamo l'utilizzo degli occhi gli occhi del mondo, quindi quando effettivamente li vediamo ha senso che siano fortissimi e che poi li battiamo. Non ha senso che nel primo batti ciò che crea gli occhi del mondo e poi nel secondo hai ancora paura degli occhi del mondo. Già l'hai battuto, già lo sai che puoi sfondargli il culo. Perché dovresti temere questa cosa? Vabbè. Terribile, terribile. You don't need the eyes of the world, love. I believe in your kind. Uh-huh. You can create whatever future you desire. What will happen to you? I'll just take a little break. This world doesn't need me anymore, right? Io non so neanche chi cazzo tu sia. Cioè, tu sei una divinità che però, boh, nessuno conosce, non ha fatto mai niente di buono. Hard to say. I'll come back to this world someday. So if you're lucky, maybe we'll meet again, love. Little one, I'm not little, and I have a name, it's Aesir. Non era Loki? I mean, my name is Loki. And I think you can quit treating me like a kid now. Then I'll call you by your name when I see you again. As a man. Bloody hell. Well, that's fine, I guess. Penso. Ma alla fine sto coso, cioè il puzzle del millennio a che serviva? See you around, Bayonetta. Goodbye, little one. And you can call me Cereza. Sorry, love. But you still don't strike me as a Cereza. Come no? Bene. È passato il Natale, quindi? Sì, non ci sono più... Riprendiamo proprio da dove abbiamo iniziato, ok. Sales are so much better after the holidays. And the distinct lack of acts of God doesn't hurt either. Ci sono i saldi poi dopo le festività, quindi... Can you believe they tore my dress to shreds? Right about here, I think it was. Absolutely criminal. There's such a thing as a time and a place. Time? Oh. Che cazzo? Cereza. Cat got your tongue? No. No. Era tipo il bambino nella culla che per qualche motivo aveva dei tarocchi in mano. Hey, come on. How long do I have to keep doing this? Investigative journalism is big in January. Needs a pale goes down. And so does your anonymous source, my friend. Now keep driving. All right, I get it. I owe you. But I'm not the one with the endless tab. Where is that deadbeat anyway? È vero, ma Enzo? Well, those two are getting along nicely. Vero. Now, to get those new heels. Come along, Enzo.
Ok, si sono ricordati che c'era anche Enzo. I forgot Enzo. I was wondering why there wasn't a short, foul-mouthed Italian in earshot. Where did you leave him? He said he'd wait for me in the plane. Oh merda. No! Se li ha portati tutti dietro! No, Enzo! Cosa hai combinato? Ma poverino! Bene. Si finisce. Wonderful. That's the second dress in a month. Another day in the life, Cereza. Maybe you should try being nice to Enzo for a change. Sarebbe carino, sì. Non è che devi maltrattarlo solo perché è italiano. Ehi! Let's save the chit chat for later. We've got work to do. Va bene. Now you're speaking my language. There's only one way to ring in the new year. Olè. Let's dance, boys! Quindi si combattono? Eccoci qua. L'ho fatta? L'ho fatta. Ma io volevo la mia... Olè. Ah, ok, sì. Devi ancora farlo a tempo, mi sa. Io volevo la mia frusta. Ce l'ho fatto con largo anticipo stavolta. Cazzo, devi combattere con armi diverse? Che cazzo? Ma c'è il... Ok. C'è il sabba temporale qua? Perché non mi sembra. Il problema è che io non ho usato tutte le armi. Ok, c'è il sabba temporale, a quanto pare. Beh. Ok, 3 su 3 per ora. E fra l'altro continuano a lasciare i drop. Perché? No, i mecha, ti prego. No, i mecha, ti prego. No, che li odio. Oh, meno male. È finito in fretta questo, almeno. Minchia, hanno un team solo per le animazioni facciali. Wow! Che figo. Story di Kamiya. Kamiya! Ma che mi combini? Ma che mi combini? Get up!
Dai. Naisu. No, comunque c'è. Cioè, vabbè, adesso ne parliamo quando finisce il tutto. Però. Fine? Ok, sì, poi c'è sempre la solita... Oh no, ci siamo dimenticati! Altra gente! A posto. Oh? Che succede? Boulder. È cattivo adesso. Eccolo là. C'era bisogno? Cioè, ma perché sto gioco non è un prequel? Perché sto gioco non è un prequel? Vabbè. Che tragedia. Capitolo 16, il potere supremo. No, quindi praticamente eravamo molto più avanti di quanto mi aspettassi. Comunque sempre al capitolo 16 finisce. Va bene. Mi sembra che sia durato un po' meno del primo, però. Congratulazioni! Benissimo, eccoci qua. Qua, ok, c'è tutta la gente. Vediamo se c'è qualcosa di interessante, perché nel primo c'erano degli elementi curiosi. No, niente, qua proprio non si sono manco sprecati. Oh, posso selezionare Jean. The World of Bayonetta, la galleria, ok. Un vero tesoro, proprio lo specchio speciale. Non li so usare gli specchi. Non capisco come si fa. Va bene, ok. A posto così. Allora, Bayonetta 2. Parliamone. Conclusione. Molto velocemente, perché devo andare a preparare, che poi faccio tardi altrimenti. Lato gameplay. Molto migliorato rispetto al primo. Un po' più semplice, sì, ma in maniera giusta. Il sabbat temporale ha un leggero time frame più ampio per essere attivato, dura leggermente di meno, è un buon bilanciamento secondo me. I nemici sono molto più semplici da comprendere quando ti stanno per attaccare, c'è un'arma sbroccata che è divertente comunque da utilizzare, poi te la danno alla fine, quindi insomma ci sta. Anche le boss fight le ho trovate un po' più interessanti, anche se ce ne sono state di meno vere e proprie, non sono così epiche come nel primo, no? Nel primo ogni tre livelli tipo avevi una boss fight uno contro uno, tutto il livello era dedicato a quello. Insomma, secondo me quello era leggermente più carino, però ci sta anche perché qui alla fine non hai gli angeli grossissimi da combattere, hai semplicemente Boulder piuttosto che Loki, versione cattiva, quello che è. Ci può stare. In linea di massima a livello di gameplay posso dire che secondo me c'è stato un miglioramento abbastanza evidente. Miglioramento che purtroppo però non ho riscontrato decisamente lato trama. Se il primo Bayonetta aveva tanti punti di domanda, che ancora non sono a oggi stati spiegati, da quanto sono riuscito a capire, il secondo è un colabrodo. Ogni 2x3 c'è qualcosa che non ha senso, qualcosa che non viene spiegato, qualcosa che a livello logico è stupido. Cioè, davvero è tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Ora, io posso solo ipotizzare che le risposte alle mie domande vengano date all'interno dei libri che si trovano in giro e che io mi sono rifiutato di leggere perché già li abbiamo letti nel primo Bayonetta ed erano tutto fuorché interessanti e o utili, e di conseguenza ho portato questa cosa nel secondo. Rimane il fatto che la trama di base
poteva essere qualcosa di interessante, ma è stato fatto tutto malissimo. Cioè, questo gioco poteva tranquillamente essere un prequel, questo gioco poteva essere il primo Bayonetta a livello di trama e poi andare nel secondo, perché si vede pure dalla cutscene finale che il setup è quello, eh. Cioè, c'è Boulder che è diventato cattivo per qualche motivo, è ancora fissato con gli occhi del mondo. E davvero ogni singola cosa mi dice che questo gioco doveva essere un prequel, almeno a livello di trama. Però anche lì come cazzo facevi, Bayonetta, boh... No, però in realtà potevi, perché Bayonetta nel primo è già sveglia da un po'. Conosce già Enzo, conosce già Rodin. Potevi fare un prequel. Potevi fare un prequel, a tutti gli effetti. Però chiaramente quello ti creava un po' di problemi per quanto riguarda un potenziale Bayonetta 3. Perché se quello lo facevi prequel e il primo era autoconclusivo, non lo so, era palesemente più difficile inventarsi qualcosa per un terzo capitolo. Non so come definire questa esperienza di Bayonetta 2, perché tutto sommato è in pari con il primo. A livello di trama è decisamente meno qualitativo, ma a livello di gameplay è chiaramente più alto come qualità. Quindi, secondo me, boh, è un capitolo, è un secondo capitolo. Hanno capito dove avevano sbagliato nel primo, almeno a livello di gameplay, e hanno migliorato, quindi pollici in su, pollicini. A livello di trama, però, cioè, anziché rendere le cose più chiare, perché nel primo c'erano grossi punti di domanda, hanno detto, sai cosa? Prendiamo tutto e mandiamo tutto a puttane. Questo è stato il processo creativo, credo. Non penso che si possa riassumere meglio. Peccato. Detto questo, signore e signori, abbiamo concluso con il nostro Bayonetta 2, quindi domani sera molto probabilmente ci rivedremo per provare un po' Bayonetta 3. E niente, un bacione a tutti, grazie mille per essere passati, ci becchiamo possibilmente, molto probabilmente domani sera. Ciao belli!